Grazie Presidente. Per me è molto importante che l'Aula si esprima in maniera favorevole, perché come per rafforzare questa mia richiesta che arriva dal territorio pugliese. Questo perché, come ho ricordato in sede di illustrazione dell'ordine del giorno, oltre a Whirlpool, tra le multinazionali che minacciano di lasciare a casa centinaia di lavoratori, oltre a tante aziende in crisi, e oggi si sente parlare solo di questo, mi dispiace. Dicevo, oltre a Whirlpool c'è anche la Bosch che dallo stabilimento di Modugno ha annunciato 620 esuberi. Quindi sono 620 famiglie. Governo. Prego, prosegua. 620 famiglie che vivono un futuro incerto. Voglio ricordare in quest'Aula che lo stabilimento Bosch rappresenta per numero di occupati la seconda industria pugliese, dopo l'ex Ilva di Taranto. E mi auguro davvero che il governo prenda dei seri provvedimenti, perché a rischio ci sono un terzo dei 1840 dipendenti del sito, esattamente un decimo della forza lavoro complessiva di Bosch Italia. Ormai questa vertenza va avanti da anni e i lavoratori vivono da mesi con contratti di solidarietà. Ricordo anche che il 27 giugno scorso al Mise si è svolto l'incontro riguardante la società appartenente al gruppo Bosch, a cui hanno partecipato diverse sigle sindacali, nazionali e territoriali, e sono stati presi degli impegni. Il 30 giugno successivo, da un comunicato del Movimento 5 Stelle in Puglia, abbiamo appreso attraverso gli organi di stampa notizie rassicuranti, almeno apparentemente, e cioè che è stato avviato il piano di investimenti di 40 milioni di euro nei prossimi anni e tutto dovrebbe consentire di ridurre il numero di esuberi entro il 2022. Continuiamo a lavorare per ridimensionare gli esuberi, i lavoratori hanno già fatto troppi sacrifici. Sono indubbiamente bellissime parole, però sono passati dei mesi e nel frattempo un dipendente dello stabilimento ha avuto un malore a causa della pressione a cui è sottoposto sul luogo di lavoro. Posso capirlo perché mi metto anche nei panni dei dipendenti, degli operai che ogni mese vedono decurtati 500 euro dallo stipendio a causa delle giornate di solidarietà. Chiedo quindi al governo di impegnarsi seriamente a risolvere la questione e chiedo a quest'Aula di votare favorevolmente quest'ordine del giorno, perché dietro questi numeri ci sono delle famiglie che attendono risposte. Grazie.